Ciao a tutti ragazzi, sono Fabrizio Salvati della Speedy Brain, sono il vostro consulente e-commerce Amazon. Mi raccomando, guardate questo video fino in fondo perché parliamo degli errori che dovete assolutamente evitare se non volete fallire la vostra mission su Amazon, ok? Quello che assolutamente non dovete fare, alcune cose ve le ho già dette nei video passati, ma io vedo che le persone continuano a fare sempre gli stessi errori e purtroppo alcuni sono veramente irrecuperabili, però vi voglio spiegare alcune cose fondamentali, quindi rimanete fino in fondo, ma iscrivetevi ora subito al canale, mi raccomando, con campanellina, mettete like e lasciate commenti se volete info dal sottoscritto. Allora ragazzi, errori da evitare, alcuni li conoscete, ve li ho già enunciati, però alcuni miei clienti, ma io vedo in generale un po' tutti, continuano a fare gli stessi errori, oltretutto in maniera ripetitiva, nonostante io gli dica fai attenzione, non ripetere questo errore, lo ripetono, ok? Di cosa stiamo parlando? Allora, il primo errore proprio più comune, il vostro prodotto va bene, parte a razzo e andate out of stock, gravissimo, ragazzi, vi ripeto, gravissimo, gravissimo, gravissimo. L'andare out of stock, quindi significa fare tante vendite, a un certo punto stopparsi perché non avete i prodotti in inventario, perché la fabbrica non ha fatto in tempo a produrveli, a spedirli nei magazzini di Amazon, non dico che deleteri al 100%, però al 70% vi ammazza il prodotto, ok? Poi per risollevarsi, ragazzi, è veramente dura, non ritorna mai più come prima. Ovviamente io ho un po' di trucchetti per riuscire a sbloccare la situazione. Peraltro, ragazzi, contattatemi qui, avete i miei contatti WhatsApp se volete fare questo business e raggiungere risultati clamorosi. Al volo, ragazzi, vi faccio vedere un po' quello che io, ragazzi, non vi dico le cavolate. L'altro giorno abbiamo parlato di questo ragazzo che è partito con un prodotto, vi ho detto che raggiungerà a breve i 50, ve lo sto dicendo da quando stava a 30, oggi siamo a 41. Andatevi a vedere il video, mi sembra dell'altro ieri, dove vi ho fatto vedere di nuovo la dashboard. Ragazzi, non dico le cavolate, ce ne ho svariati in questa situazione, risultati super clamorosi, quindi contattatemi se volete fare questo business in maniera seria. Ragazzi, non stiamo al casino, non stiamo scommettendo sul nero e rosso, stiamo facendo business. È difficile? Sì, abbastanza. È rischioso? Sì, abbastanza. Posso darvi garanzia dei risultati? No, perché stiamo, ripeto, facendo business. Però io vi dico che il 70% dei miei clienti sta andando bene, di questo 70% alcuni stanno facendo proprio, direi il 40% sta facendo veramente sfacelli, sta facendo risultati clamorosi, ok? Quindi se mi contattate io vi faccio vedere pure alcuni risultati in call privata con dei case study veramente ragazzi fuori dal comune, ok? Allora, l'out of stock, ragazzi, uno che fa business non può andare out of stock, quindi se vi dico rifate subito l'ordine, no, ho paura, o vi dico alla partenza ma io prima vorrei testare, poi al limite se vado finisco poi riparto, no ragazzi, no, se credete in questo business model dovete farlo, c'è poco da testare, poco da fare, ok? Dovete credere nel business model e in voi stessi, ok? Se andiamo su una nicchia ad alto volume, il prodotto parte a razzo e dobbiamo fare in modo e in maniera di avere i pezzi in magazzino, ok? Quindi no out of stock. Di conseguenza, che cosa dovete saper fare? Trattare con le fabbriche, ragazzi, sono delle furbacchione, vi dicono una cosa, poi magari i tempi si allungano, il lead time da un mese diventa 3 mesi, non va bene ragazzi. Allora, i fornitori cerchiamo, io capisco che abbiamo all'inizio poca capacità contrattuale perché facciamo piccoli ordini,
però allora è meglio lavorare con una fabbrica un po' più piccola e blindarci con un contrattino dove andiamo a mettere sulla consegna dei prodotti magari delle penali, ok? Quindi se non mi consegni entro tot mi fai lo sconto del 30%, cose del genere. Ci si prova, non lo so se ci si riesce. Se troviamo una fabbrica però più piccola che ci dà queste garanzie è meglio, perché poi se il prodotto va fortissimo possiamo intervenire, ok? Quindi vi ho già detto due errori da non fare: out of stock e scegliersi la fabbrica sbagliata. Dobbiamo lavorare, diventare partner con qualcuno che ci sostiene. Quindi io che lavoro molto con le fabbriche italiane e le fabbriche europee, ci si riesce soprattutto con quelle italiane a instaurare un rapporto umano, ok? Ci si parla, gli si spiegano le cose, gli si spiega che posso andare out of stock se parte il prodotto. Molto spesso la fabbrica ci viene incontro, ma bisogna sapere allacciare rapporti interpersonali, sapersi vendere, saper far capire alla fabbrica qual è il nostro progetto. Dato che molto spesso io vi do sia i prodotti che le fabbriche, un'altra, diciamo, un altro add value che posso darvi, ok? Quindi ragazzi, contattatemi, perché queste cose non ve le fa nessuno. Io ho pochi clienti in proporzione ai miei competitors, quindi vi riesco a seguire a 360 gradi, a rispondervi real time. Lo sapete che molti mi chiamano, io rispondo al cellulare, ragazzi, non sono un'entità astratta, non delego a nessuno, quindi chi lavora con me viene seguito. Ragazzi, dato che le fabbriche ve le do io, i prodotti ve li do io con alcune fabbriche riesco pure ad avere certi rapporti che voi non potete avere, e quindi posso anche intervenire io. Questa è pure un'ulteriore garanzia, ok? Perché se io ho due o tre clienti che si appoggiano a quella fabbrica e gli dico: guarda, io non ti mando più clienti se mi fai fare una figuraccia, questo, ragazzi, ha un peso, ok? Quindi motivo per più per lavorare con me. Allora, quali altri errori madornali si fanno? Allora, aumentare il valore del prodotto pensando che posso creare un prodotto premium e vendere a un prezzo molto più alto. No, ragazzi, non funziona così. Ma io faccio un prodotto che è 10 volte meglio di quell'altro. Hai sbagliato. Noi dobbiamo andare a vendere al prezzo che vi dico io, ok? Euro più, euro meno, ma quello è il prezzo medio e lì dobbiamo stare. Quindi o sacrifichiamo il margine o il prezzo non possiamo farlo più elevato. Poi ci sono delle eccezioni, cioè se il prodotto va talmente bene, allora in quel caso posso pure aumentare 2-3 euro sopra il prezzo medio. Però ragazzi, Amazon è una macchina da guerra, è un benchmarking, vi fa fare ai clienti in benchmarking real time, quindi è un meccanismo talmente perfetto che è difficile aggirarlo se non applicate alcuni trucchetti. Anche qui vi posso aiutare, contattatemi ragazzi, ok? Quindi, altro errore da evitare come la peste è pensare di aver fatto un prodotto super che poi alla fine non interessa al mercato, non interessa ai clienti che continuano a comprare i prodotti a prezzo medio, ok? Quindi bisogna fare un prezzo medio e avere un prodotto medio. Dobbiamo magari, per aumentare la qualità, rinunciare a un pezzo di margine. Vi conviene? Non lo so, bisogna valutare a seconda del prodotto, ok? E qui entro in gioco io, in base all'analisi che faccio al prodotto che vi do, vi dico se vale la pena o no, ok? Altro errore madornale, questo soprattutto per chi inizia, a credere alle storielle che vi raccontano molte persone che vi promettono l'impossibile e vi dicono: io vi garantisco al 100%. Garantito al 100% esiste solo una cosa, ragazzi, che è la morte, punto. Quella è garantita al 100%. Tutto il resto, ragazzi, ce lo dobbiamo sudare. Quindi chi vi dice garantita al 100% vi dice una cavolata. Dovete fare le cose più seriamente possibile, farvi seguire più professionalmente possibile, ragazzi, da persone come il sottoscritto, che dal 2016 che litiga con Amazon e con l'e-commerce. Quindi vi dovete, ragazzi, mettere in testa che non è nulla, non c'è nulla di regalato, non c'è nulla di facile. Però
io vi porto al 50%, il resto del 50% ce lo mettete voi, perché io da solo non posso fare tutto per farvi avere successo, ma se avete una forte determinazione ci arrivate, ok? Quindi ragazzi, vi ho detto un po' di erroretti che dovete evitare, che sembrano un po' scontati, ma non sono assolutamente, assolutamente scontati, ok? Soprattutto quello del rapporto con la fabbrica, che forse è una cosa che non ci pensate all'inizio perché siete un po' tabula rasa, non avete ancora esperienza, ma il rapporto con la fabbrica, il fatto di avere la fabbrica in Italia, ragazzi, ha un vantaggio stratosferico rispetto ad avere la fabbrica in Cina, ok? Altro errore da evitare in questo periodo, attenzione ai prodotti cinesi, a fare prodotti cinesi, ragazzi, ok? Tutti gli stessi prodotti, quindi errore da evitare, altro errore da evitare, non trasformate il vostro prodotto in una commodity, se i prodotti cinesi sono tutti uguali, uscite da questo schema, ok? Fate cose diverse, andate in nicchie sconosciute, l'analisi di mercato, ragazzi. Altro errore, ok? Sempre derivante da una scorretta analisi di mercato, bisogna saper cercare i prodotti giusti. Se non avete l'esperienza e state all'inizio, è difficilissimo, ragazzi. E non date retta ai prodotti che vi danno i miei competitor, perché sono veramente, ragazzi, vergognosi. Poi certo, su 100 prodotti che danno, 2-3 riescono, ma vi assicuro che la maggior parte dei prodotti, ragazzi, che vi danno fanno veramente pietà, ok? Bisogna andare a fare delle analisi. Io seguo determinati KPI, Key Performance Indicator, indici che mi dicono che probabilità di successo ha quel prodotto. Non ve li spiego gli indici, ragazzi, ok? Sono miei, derivano da anni e anni di esperienza e soprattutto da quasi 27 anni di esperienza nelle multinazionali americane, dove facevo il financial controller manager, quindi sono cose che peraltro si acquisiscono per esperienza, vado pure a naso ed intuito sulle cose. Quindi ragazzi, qui ci sono i miei contatti, veramente stiamo ottenendo risultati clamorosi, seguitemi su Facebook, ultimamente Facebook peraltro mi blocca pure le dashboard incredibilmente, perché non lo so, quindi molto più spesso le pubblicherò su YouTube, poi se ci riesco le pubblico anche su dashboard, su Facebook. Però ragazzi, se siete veramente determinati non c'è problema, ok? I risultati prima o poi li raggiungete, ok? Non sarà col primo prodotto, non sarà col secondo, non sarà col terzo, ma è statisticamente impossibile che se lanciate 5 prodotti vi vanno tutti a 5 male, ve lo do proprio per garantito. Quindi contattatemi con fiducia, se avete domande fatemele, se volete scrivetemi WhatsApp per info veloci, qualsiasi cosa rispondo sempre io, ragazzi, non delego a nessuno. Chi compra i miei servizi è assicurato al 100% che parla con me direttamente, anche al cellulare se necessario, quindi garanzia estrema. Io se non posso prendere clienti che sono arrivati alla saturazione, non li prendo, ok? Stessa cosa se siete aziende che volete vendere i vostri prodotti, vale esattamente lo stesso discorso. Magari siete seduti su una miniera d'oro perché avete dei prodotti che si possono vendere, non lo sapete. Facciamo un'analisi di mercato veloce, uno screening del vostro listino e vediamo i prodotti più performanti, ok? Contattatemi. Ci vediamo al prossimo video. Power come sempre, ragazzi.